Vediamo il nostro primo caso. Andiamo a prendere il nostro portafiltro. Come sempre andiamo a pulire per bene il nostro basket portafiltro. Andiamo a mettere la tara nella bilancia per andare a mettere sempre la stessa dose, i nostri 15 grammi. Andiamo a livellare il nostro pannello di caffè, andiamo a pressare in modo uniforme, puliamo bordi, ganci e spout, flussiamo l'acqua, pulizia del piano, inserimento, accensione, tazza e un bicchiere graduato. Mi ritrovo a dover interrompere il flusso dell'espresso in 13 secondi. Il risultato che troverò in tazza è questo. Un bicchiere graduato con quasi 40 ml di espresso, con un colore chiaro, possiamo vedere il colore della crema superficiale, e già uno dei parametri importanti, che era il tempo dell'estrazione, già è cambiato. Dai 20 ai 30 secondi siamo passati a 13 secondi, perciò siamo sotto il tempo minimo necessario. Quindi abbiamo un espresso che chiameremo sotto estratto. Per migliorare questo espresso dovremo solo cambiare la macinazione girando la ghiera di regolazione nel senso più fine. Vediamo un altro errore che ci può succedere. Stesso portafiltro. Puliamo, stessa dose, 15 grammi. Pesiamo per l'esattezza. Andiamo a livellare come prima. Sistemiamo e pressiamo. Pulizia, flusso. Pulizia del piano, inserimento, accensione. In 25 secondi abbiamo estratto una quantità che è sotto i 10 ml. Ci troviamo davanti a un caffè che prenderà il nome di sovraestratto. Cause: la macinazione sarà troppo fine, quindi basterà solo agire sul nostro macinatosatore portando la macinazione un po' più grossa.